Bene, facciamo la correzione oggi della verifica sulla parabola. L'esercizio chiedeva, data la parabola 1, x uguale x alla seconda meno 3x più 2, ritracciare il grafico. Ok? Prima cosa da fare, riconosco i coefficienti. La parabola di tipo a x alla seconda meno 3x più 2 è più a. Scusate. Più bx più c, quindi a uguale 1, b meno 3 e c più 2. Ecco il delta, b alla seconda meno 4 a c, e viene 9 meno 4 per 1 per 2 è 8, il delta è 1 più 1. La parabola interseca l'asse delle x in due punti distinti, che hanno ascisse, sono 2 pari a meno b, quindi 3, più o meno radice di delta, cioè 1, diviso 2a, che è 2. 3 più 1, 4, diviso 2, 2. 3 meno 1, 2, diviso 2, 1. I punti di ascissa, 2 e 1. Asse della parabola, x uguale a meno b, 2a è uguale meno b che è meno 3 diviso 2, quindi 3 metri. Il vertice, l'ordinata del vertice, yb che è meno delta su 4a, il delta è 1, 4a è 4 meno 4, quindi il vertice ha ordinate 3 metri meno 1/4. Intersezione con l'asse delle ordinate x è 0 e y è c, è 2. Il suo simmetrico c' ha l'ascissa doppia di quella del vertice, quindi 3, e ordinato uguale a quella di c, 2. Quindi, fare il grafico, x, 1, 2, 1, 2, 3, meno 1. I punti notevoli sono quelli di intersezione con l'asse delle x che hanno ascissa 1 e 2, il vertice ascissa 3 metri, cioè 1,5 meno 1 quarto, quindi il vertice è circa qui. Punto di intersezione con l'asse delle ordinate 2, 0, il suo simmetrico C', 3, 2, circa qui. Quindi la parabola ha questo andamento. Il grafico è fatto. Domande? No. Esercizio 2, anzi 1b. Stessa richiesta con la parabola y uguale a 1 meno x alla seconda. Questo posso scrivere come meno x alla seconda più 1, quindi a vale meno 1, b vale 0 e c vale più 1. Se b è 0 vuol dire che l'asse coincide con l'asse delle y e che il vertice sta sull'asse delle y, quindi il vertice c e c' coincidono. Quindi delta b alla seconda che è 0 meno 4ac è più 4, quindi la y del vertice è 0, la y del vertice è 1 e c coincide con c' che coincide con b. Mentre i punti in cui la parabola taglia l'asse delle x, 1 meno x alla seconda è uguale a 0, danno x uguale a più o meno 1.
Quindi disegno. Qui A è negativo, quindi la concavità è verso il basso. Punti notevoli sono 1 e meno 1, 0, 1 il vertice, quindi A, B, C, coincide con C prima, coincide con B, la parabola è fatta in questo. Ok? Esercizio 1-3 è 1C, pardon, y uguale x alla seconda più x più 2, cioè non mi ricordo, quindi controllare, sì, quindi A vale 1, B 1 e C 2. Concavità verso l'alto, calcoliamo in dritta, B alla seconda che è 1, meno 4 per 1 per 2 fa meno 8, delta meno 7. Non ci sono intersezioni con l'asse delle x perché il delta è negativo, ma la parabola si può disegnare lo stesso. L'asse x è uguale a meno b, 2a uguale meno b che è 1, diviso 2a che è 2, mi viene meno un mezzo. Ordinata del vertice, meno delta su 4a, che vale meno di delta che è meno 7, 4a è 4, cioè 7 quarti. Il vertice ha coordinate meno un mezzo e 7 quarti. L'intersezione con gli assi, C a fissa 0 ordinata 2, C' doppio del vertice, quindi meno 1 e ordinata sempre 2. Disegnare. Circa qua sotto, non ci sono A e B, ci sono l'interazione degli assi con l'asse delle X, perché il delta è negativo. Ok? Poi esercizio numero 2, vado avanti. Il 2 chiede, data la parabola x uguale a x alla seconda meno 3 e la retta x meno x da meno 1 uguale a 0, disegnarla e trovare i punti di intersezione. Disegniamo prima la parabola, questa A. A uguale a 1, B è 0 e C è meno 3. Il delta è 12. Interseca quindi l'asse delle Y in due punti distinti. B è 0, quindi il vertice sta sull'asse delle Y, quindi vertice C e C' coincidono. E i punti in cui taglia l'asse delle Y sono 0 più o meno radice di 12. Sì? 12 è 3 per 4, 2 lo porto fuori, quindi più o meno radice di 3. Quindi la parabola è fatta circa in questo modo. Questo è 1, meno 1, meno 3, punti notevoli sono meno 3, il vertice, no? Questo. La retta, come viene sottoposta su forma esplicita, porto tutto ciò che non è y a destra, quindi ho meno y uguale a meno x
più 1, cambio segno, inizio la x, meno 1. Se x è 0, y è meno 1 e y è 0 quando x è 1. Quindi la retta passa per i punti 0, meno 1, questo, e 1, 0, questo. In questo modo. Per trovare il punto di intersezione devo mettere a sistema retta e parabola. Retta intersecata con la parabola, x uguale a x alla seconda meno 3, y uguale a x meno 1. Per sostituzione ottengo x alla seconda meno 3 uguale a x meno 1 e quindi x alla seconda meno x meno 2 uguale a 0. E risolvo questa equazione, qui delta vale 1 più 8, 9. Quindi le soluzioni sono meno b, cioè 1, più o meno radice di 9 è 3, diviso 2h è 2. 1 più 3, 4, diviso 2 è 2. 1 meno 3, meno 2, diviso 2 è meno 1. Le ascisse sono 2 e meno 1, quindi se x1 vale 2, allora l'ordinata la trovo usando l'equazione della retta, 2 meno 1 fa 1, x2 che è meno 1 ha un'ordinata che è meno 2, quindi i due punti sono 2, 1 e meno 1, meno 2. Attenzione al grafo, la parabola che è chiusa passa per non 1, 2 ma radice di 3, è un po' più largo. Chiedeva il grafico, era sufficiente mettere a sistema e vedere qual era il valore del delta. Quindi x alla seconda più 1 è uguale a 3x meno 1, cioè sostituisco la x meno 1 con l'altra, porto tutto a sinistra e ottengo x alla seconda meno 3x più 2, il cui delta vale 9 meno 8, che è 1, maggiore di 0, retta è seccante, perché ha un delta positivo, perché il sistema ha un delta positivo, quindi la retta taglia proprio in due punti distinti. Ok? Ultimo esercizio. Dato il fascio di parabole, x uguale a 2k meno 1 x alla seconda, meno k meno 1 x, più k più 2, domanda A, per quale valore di k questa è una parabola? È una parabola se questo coefficiente non è 0, cioè se l'equazione è di secondo grado. Quindi è sufficiente che 2k meno 1 non sia 0, cioè che k non sia un mezzo.
per tutti i k tranne che un mezzo, l'equazione rappresenta una parabola. Se è un mezzo diventa una retta, che perde il termine di secondo grado. Domanda B. La parabola ha come asse la retta x uguale a 1, mi pare. Comunque devo sempre tenere presente che sto parlando di una parabola. Se trovassi come soluzione k uguale a un mezzo, questo è sbagliato, cioè non è accettabile, che k non può essere un mezzo, ok? Allora, l'equazione dell'asse è x uguale a meno b su 2a, quindi meno b su 2a deve essere uguale a 1. Ma b è meno k meno 1 e a è 2k meno 1, quindi questa equazione diventa meno b, che è meno k meno 1 fratto 2 volte 2k meno 1 uguale a 1. Questa è un'equazione algebrica razionale fratta che richiede il campo di esistenza, ma il campo di esistenza l'abbiamo in realtà già fatto richiedendo che sia una parabola, quindi k diverso da un mezzo. La risolviamo. Potremmo a riscrivere i due meni, si possono semplificare, e intanto che sono nel campo di esistenza, cioè che il denominatore non è zero, posso moltiplicare a destra e a sinistra per il denominatore, e a sinistra mi rimane il numeratore k-1, a destra ho 1 per 2 2k-1. Tolgo le parentesi. K uguale k meno 1 alla 4k meno 2, porto il k a sinistra, k meno 4k uguale a 1 meno 2, meno 3k uguale a meno 1, k è uguale a 1 terzo. Se k è 1 terzo, che non è un mezzo, quindi accettabile, l'asse è la retta x uguale a 1. Punto C. Per quale k passa per il punto P01? Significa che se x è 0, y deve essere 1, quindi non faccio altro che riprendere l'equazione del fascio e mettere il posto di x 0 e il posto di y 1, e mi rimane 1 uguale a k più 2. Quindi 1 uguale a k più 2, meno k è uguale a 2 meno 1, meno k è uguale a 1, k è uguale a meno 1. K è meno 1, la parabola passa per 0, 1. I due termini sono nulli, questa è la y, questo è a per x che è 0, perché a per 0 fa 0, bx, b per 0 fa 0, rimane solo c. Ultimo punto. Per quale valore di k il vertice appartiene all'asse delle ascisse? L'asse delle ascisse è la proprietà che ha tutti i punti di ordinata nulla, cioè la y del vertice deve essere 0. La y del vertice è meno delta su 4a. Però posto che a non è 0, quindi a diverso da 0, cioè k diverso da un mezzo, questo si traduce in delta uguale a 0. La frazione è nulla se è nullo il numeratore. Ma il delta vale k meno 1 alla seconda meno 4 per 2k meno 1 per k meno 2, e questo deve essere 0.
la seconda meno 4 al C. Ok? Questo è un più 2, scusate, capo più 2. Da cui ho, mi fanno il quadrato, k alla seconda più 1 meno 2k, meno 4 per 2k alla seconda meno k, più 4k meno 2, uguale a 0, k alla seconda più 1 meno 2k, meno 8k alla seconda, 4k meno k fa 3k, 3 per 4 è 12, più 8 uguale a 0, meno 8k più k alla seconda fa meno 7k alla seconda, meno 2k meno 12k meno 14k, e 1 più 8 fa 9. Volendo, ma non è necessario, posso cambiare i segni. Per avere una positiva, calcolo il delta, e qui ho 14 alla seconda meno 4 per 7 per meno 9, e questo, se non ricordo male, scomposto in fattori, dava 8 alla seconda per 7, per cui ottenevo i due valori di k, k1, 2, tali che viene meno 14 più o meno 8 radice di 7 diviso 14, semplificando, meno 7 più o meno 4 radice di 7, per questi valori di k il vertice sta sull'asse L. Io ho raccolto un 2 e ho semplificato quel 14 del linea. Ci fermiamo qua. Questo completa la correzione.